Oggi voglio parlare a quei proprietari che magari si trovano in situazioni difficili perché hanno ricevuto una diagnosi di tumore per il proprio amico a quattro zampe. Ovviamente quando siamo di fronte a una massa neoplastica, in primis dobbiamo cercare di prendere tempo, soprattutto per cercare di trovare quella che è la soluzione migliore, senza farsi prendere ovviamente dall'ansia, dallo stato emotivo di quel momento. L'organismo ogni giorno produce delle cellule atipiche che grazie al sistema immunitario, ecco perché è importantissimo fortificare il sistema immunitario, queste cellule atipiche vengono distrutte come se fossero dei corpi estranei. Anche quando facciamo molto spesso delle chirurgie oppure in soggetti anziani, notiamo che magari questo soggetto presenta dei noduli che magari non ha dato nessun fastidio, ma che ovviamente grazie al sistema immunitario sono stati arginati, sono stati bloccati attraverso una reazione infiammatoria. La produzione di cellule atipiche è un qualche cosa di normale. Ci sono delle situazioni in cui ovviamente questi tumori devono essere aggrediti da un punto di vista chirurgico. Oggi la chirurgia ha fatto passi da gigante, che abbiamo possibilità di operare anche dei soggetti anziani, ma quello che mi premeva dire è che molto spesso alcuni miei pazienti, dopo aver asportato una massa, intraprendono anche poi dei trattamenti chemioterapici. La metastasi, che cos'è la metastasi? La metastasi sono cellule che vogliono sopravvivere, cioè stanno in una condizione di acidosi, di ipossia. L'unica alternativa che hanno ovviamente è mettere in atto tutta una serie di meccanismi che gli danno la possibilità di utilizzare l'energia anche eliminando la fosforilazione ossidativa. Cerca di trovare altre sedi, perché quelle sedi dove lei sta si trova in condizioni di ipossia, di acidosi. Se riduciamo l'infiammazione cronica, quindi riduciamo il suo stato di acidosi, diamo ossigeno a quel corpo, le condizioni non ci sono per proliferare in senso neoplastico. Potrebbe ritrovare, dico potrebbe, ritrovare quell'equilibrio che lo porta poi a una morte programmata. Non solo, ma se quel tessuto è sano, dove la cellula va a impiantarsi, sarà compito del sistema immunitario, che dobbiamo in quel caso fortificare, cercare di annientare quella cellula atipica. Parlavo quindi di alcalinizzare, ossigenare e stimolare un sistema immunitario. Sono tre cose che ovviamente la chemioterapia non fa, anzi crea acidosi, ipossia e abbassa un sistema immunitario. Quindi dobbiamo avere una cultura diversa, dobbiamo cercare di ragionare non in termini di distruggere, ma di modulare, di riequilibrare, affinché il soggetto possa continuare la sua esistenza convivendo, perché un soggetto oncologico è un malato cronico, deve convivere con quella situazione e deve modificare tutte quelle che sono le abitudini sbagliate, in primis l'alimentazione. Molto spesso è un soggetto che è stato alimentato male da sempre, eccesso di carboidrati, una carenza nutrizionale. Un soggetto oncologico ovviamente non può assumere carboidrati, quindi dobbiamo tenere a bada l'ormone della crescita, dobbiamo tenere a bada la prolattina, dobbiamo agire sui recettori, soprattutto quelli, i GLUT dell'insulina. Come vedete, è tutta una medicina di regolazione. Ogni tumore va affrontato in relazione al tipo di costituzione, al tipo di metabolismo. Ogni organismo metabolizza il farmaco in maniera diversa, perché ovviamente bisogna prendere in considerazione anche tutti gli organi che devono essere sottoposti a un surmenage in seguito a una chemioterapia, no? Chi fa oncologia deve acquisire nozioni di immunologia, clinica medica, concetti di nutrizione, concetti di psiconeuroendocrinoimmunologia. È quello che fa la medicina funzionale. Bisogna avere quindi nozioni pluridisciplinari, questo è il termine esatto, e non deve essere considerato un oncologo che agisce con questi criteri un tuttologo. Bisogna dare risalto alla qualità di vita più che alla lunghezza della vita. È questo che deve fare l'oncologia. Grazie.